Uomini e donne oggi, bacio per Paolo, Esther va via, Nicolò rientra in studio. Oggi uomini e donne, Paolo bacia Giorgio, Esther se ne va. Torna in onda il trono classico di Uomini e donne. Si riparte da Paolo Crivellin. Dopo il primo confronto in camerino con Esther, la corteggiatrice sembrava essersi calmata, ma in realtà cambia idea. In esterna, infatti, la ragazza Esther ha i suoi dubbi e decide di andarsene ancor prima della fine del tempo. Oggi, una volta arrivata in studio, il tronista non la saluta e le spiega il motivo per cui ce l'ha con lei. Viene poi mandata in onda all'esterna con Giorgia. Lei le fa vedere un film, per poi concludere il tutto con un lunghissimo bacio. Di fronte a tale gesto, le altre due protestano. Esther decide di autoeliminarsi, mentre Angela non fa altro che criticare l'atteggiamento di Crivellin. Successivamente, Paolo cerca di spiegare le sue motivazioni, rivelando che con Giorgia non riesce ad agire razionalmente. In tutto ciò, Angela non vuole più vedere la sua esterna. Mentre la corteggiatrice pensa se mandare in onda o meno la sua uscita, Maria sposta l'attenzione sul trono gay di Alex Migliorini. Il giovane è uscito con Claudio che gli chiude la bocca con un cerotto e gli parla solo attraverso dei cartelloni. Il corteggiatore gli racconta la storia della sua vita e successivamente si abbracciano e si baciano, ma solo attraverso i cerotti. Claudio decide poi di allontanarsi e Migliorini rivela di aver finalmente ritrovato il merangolo dell'inizio. Alessandro ha deciso di non accettare l'esterna con Alex. Il corteggiatore rivela che, dopo la scorsa puntata, era sicuro di vedere al centro dello studio le poltrone rosse della scelta. Trono classico uomini e donne, Nicolò Ragnolo torna in studio. Alessandro D'Amico fa anche sapere che da oggi è disposto a non fare più esterne e può lasciare la sua al rivale. Si torna poi su Angela, che decide di vedere la sua esterna con Paolo. Lei lo porta a casa sua e gli racconta di come e quando è venuto a mancare suo padre. Paolo dice che avrebbe voluto baciarla, ma non lo ha fatto solo per rispetto alla delicata situazione che si era creata in esterna. Intanto, Nicolò Ragnolo rientra in studio, ma nel momento in cui entra lui, escono Sabrina e Fabri.